Signori, oggi è giovedì grasso, un po' come me, diciamo. Sono le ore 13:03 e ho dovuto aspettare fino a quest'ora per registrare questo video perché il giovedì grasso c'è la sfilata dei bambini nel mio paese. Quindi, musica, gente con microfoni, megafoni, cose. Guarda, lascia stare, lascia. Però ci siamo. Oggi mi aspettavo uscisse un altro agente, sono sincero. Oggi mi aspettavo che uscisse l'agente di Club Selection di Milan e Inter, o almeno così mi avevano detto. Invece questa settimana c'è il classico, quindi hanno messo Club Selection di Barcellona. Ovviamente noi puntiamo a prendere il massimo. Comunque, mandiamo la sigla e poi parliamo anche di altre cose, anche di altre cose. Vai con la sigla, vai. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabbo. Signori, finalmente sì, siamo arrivati a 1000 iscritti. E uno dice, quindi il video di oggi sarà monetizzato? Probabilmente no, perché YouTube non mi fa ancora. No? Esatto. Comunque, sono contento, vi ho ringraziato. Qualcuno mi ha scritto sotto i video che avevo già registrato, che comunque sono già caricati sul canale, ce ne sono ancora tre. E qualcuno mi ha scritto, mi ha fatto i complimenti, eccetera, eccetera, dalle persone, diciamo che essendo tutti i giorni, come Marco, Christian Castaldo, The Grindelwald, no, Ivan, eccetera, eccetera. Sono arrivati i complimenti anche di tutti i ragazzi e sono contento, vi ringrazio, ma l'ho detto, è merito mio quanto è merito vostro, quindi noi ci incontriamo a metà strada, no? E sono stato contento, sono stato contento. Quindi niente, adesso maciniamo iscritti. E andiamo sempre più in fondo, vediamo dove arriviamo, eccetera, eccetera. Non so cosa si dice in questi casi, però va bene, va bene. Signori, oggi è giovedì, siamo tornati su PES per spendere i soldi. Vediamo cosa c'è. Nuovo aggiornamento disponibile. Nuovo aggiornamento, pacchetto dati 4.02, patch 1.4.0.2. Va bene, va bene. Ecco i giocatori in risalto degli incontri chiave. C'è l'Arsenal che l'avevano tolta e quindi l'avranno rimessa. Il problema è, io mi chiedevo, io ho già girato nell'Arsenal, mi faranno girare di nuovo perché vogliono le monete? Oppure mi dice no, hai già girato come giustamente dovrebbe essere, quindi mi dice no, non puoi girare. Vedremo, vedremo. Tanto giocatori in risalto, giocatori. Coppa Challenge contro Com, giornaliera limitata. Vinci gli agenti, vinci le cose, ben tre agenti. Visto che ci sono nuove leggende anche questa settimana, la mia domanda è: c'è Roby Carlos? Sì. Tra l'altro, ieri, prima che azzerassero i server, è successa questa cosa. Ho pescato Ronaldinho, insomma. Non è male. E in questo agente c'è Bebeto, Beckham, Maradona, Cruyff, Figo, Julie, Kluivert, Roberto Carlos, Romario e Ronaldinho. Io vorrei Roberto Carlos, come la settimana scorsa volevo. No, volevo Vieira, ma non me lo ha dato, però va bene, cioè non mi posso lamentare, non mi può. Presto in arrivo un agente speciale a te. Dio santo. Aggiornamento 2, eventi temporaneamente non disponibili. Cosa? Agli utenti che hanno speso monete MyClub per acquistare Arsenal Club Selection tra l'1 e le 10 del 35.07 è stato rimborsato l'intero importo speso per questo agente speciale. Ci scusiamo sinceramente per gli eventi causati. Io le ho spese le monete per l'Arsenal. Abbiamo preparato un sondaggio per conoscere meglio la tua esperienza individuale con PES 2019. La nostra incontrollabile dedizione
nel creare una migliore esperienza di gioco per tutti gli utenti è la ragione che ci fa alzare dal letto la mattina. Bastardi, dipendesse da noi dovreste essere morti e vi svegliate freddi, vi dovete svegliare. Freddi, vi dovete svegliare, basta. Andiamo avanti. Per realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno della tua collaborazione. Oh mio Dio, riceverai 10.000 GP da usare nella modalità My Club, non farteli sfuggire, eccetera, eccetera. Puoi accedere al sondaggio dal sito ufficiale https://konami.com/wepass/2019. Questo è da fare, raga. Andate a scrivere, vogliamo la modalità draft. Con scegli l'allenatore, scegli i giocatori, ti fa giocare, se vinci il draft ti dà, che ne so, 50.000 GP. Sarebbe bello, io giocherei solo ed esclusivamente in quella modalità. Quando ovviamente mi mettono la linea nuova, perché non me la vogliono mettere, quindi fammi vedere la schermata del... ecco. Paolo Dybala, seconda punta 92, sarebbe tanta roba. Poi non ho capito, tra gli if, quindi in forma di FIFA, c'era anche Messi. Noi non ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo nel Club Selection. Ci sono quelli dell'Arsenal. La domanda è, sei stato retrocesso in divisione... vabbè, ma che cazzo... dai, ava. Guarda che me li fa girare di nuovo, avevo cazzo ragione. E anche questa settimana l'abbiamo presa in quel posto. Signori, andiamo a controllare, va. Elenco bersagli, lo sapete, c'ho praticamente tutti i giocatori possibili e immaginabili, quindi non mi serve un granché. Di certo non mi servirà Samuel Castillejo, però se prendessi Dybala if, li butterei il mio Dybala, o forse non glielo butterei perché ci ho messo tipo mesi a portarlo al massimo, non glielo butterei sopra, però pomperei Dybala. Verratti l'ho preso tipo 4 volte nello scorso agente, perché azzerando il pool ogni 4 pescate, ogni 3 pescate, i giocatori praticamente erano sempre quelli, e potevo farlo arrivare al livello massimo questo se solo mi fossi tenuto qualcuno, ma non l'ho fatto, quindi va bene. Mkhitaryan lo svincolerò quando lo troverò subito. E poi a che? Ma c'ho Taif al livello massimo, 94 di VGG, secondo te me frega cazzi di questi? Facciamoci prima i giri nel Player of the Week. Anzi, vi dirò di più. Prima, siccome sono stronzo, voglio fare i giri nell'Arsenal, perché naturalmente saranno gli stessi giocatori che c'erano la settimana scorsa. Aubameyang, esatto, 92. Ozil, 90. Avevo preso 2 Aubameyang e 1 Ozil? Forse? Non mi ricordo. Però abbiamo un'altra possibilità, finalmente, di prendere Bellerin. E tra l'altro mi hanno detto che questo Guendouzi mediano arriva a 95. L'abbiamo beccato ieri in coop con Ivan, mi sembra. Va bene. Bellerin è l'unico che potrebbe interessarmi qua dentro. Andiamo a girare, vai col primo giro, sì. Facci sognare, sto registrando, sì, che culo. My Club. Piede destro, Aubameyang. No, questo è il difensore. No, è la Lacazette. Che schifo, la Lacazette. Punta 90 comunque. L'ho provato perché qualcuno tra Ivan e Christian mi sa che l'ha preso. L'ho provato, ma non... Livello 44, può arrivare a 93. Non è malissimo, però sinceramente non farà parte della mia squadra. Non farà parte, cioè... O Michael Owen a 90, secondo te mi frega di... no? Vabbè. Dai! Dammi Bellerin! Piede destro! Non dirmi che è quel figlio di puttana di Ozil. No, perché sarebbe stato piede sinistro. Numero 11, attenzione, Torreira, proprio lui, incredibile, eccezionale. Mi fa anche un po' schifo, tra l'altro, però... E che fai, Obuti? Sì, Obuti. Abilità difensiva 91, recupero palla 92, controllo del corpo 94, non è male. Resistenza 88, forma fisica 6, resistenza infortuni 3. Non è malissimo, attenzione, potrei anche tenerlo nel parterre dei giocatori, un po' così, lo terrò un po' così.
L'ultimo giro, voglio Bellerin, dammi Bellerin, dai, non me l'hai dato manco, ho fatto 6 giri su questo agente, su 6 giri mi hai dato, minchia, Aubameyang, se me lo dai adesso sclero malissimo, sclero, dammi Bellerin e siamo a posto. No, è Guendouzi, l'ho visto dalla chioma bionda, non è vero, però sì, avevo visto i capelli tutti... Oh, magari questo me lo tengo, non ci riuscirò mai a farlo salire, giusto? A livello massimo, cose, perché comunque... Poi mediano, c'ho cambiato, c'ho Beckham 92, ma che cazzo me ne frega a me, nel senso. Va bene, va bene. I player of the week li abbiamo visti e voglio girare, voglio solo Dybala. Vai Italia e mi dai Juve, perché se mi dai Milan con Castillejo bestemmio. Italia! No, Milik. Non avevo messo in conto che c'era anche il figlio di puttana. 99. Se volete vedere le statistiche, ci guardiamo le statistiche, ma 24 anni comunque, sarà a livello 50, cosa può arrivare a 91? 92 se proprio vogliamo essere buoni, ma no. Finalizzazione 90, scommetto che c'ha colpo di testa, esatto, colpo di testa. Finalizzazione 90, colpo di testa 87, 87 potenza tiro, 87 contatto fisico, 89 abilità offensiva, 79 di resistenza. Guarda, se le avessero messo la carta riserva di lusso sarebbe stata tanta roba. Ma così lo svincolerò malissimo e subito anche. Dai, dammi un'altra Italia e dammi Juve, Dio santo, Juve, Juve. Voglio Dybala. Italia. Guarda che di nuovo Milik che bestemmio. Guarda, guarda, guarda. Porco dinci, porco. Sei serio? Che mo ne prendo anche un altro. Vuoi vedere che ne prendo anche un altro? Guarda, guarda come si fa. Guarda, guarda. Dammi sempre Italia, ma dammi Juve. Francia, vabbè, c'abbiamo le malattie. Le malattie, ma mi dà quel portiere. No, attenzione, Marcolino Mafia Verratti. Non male, vabbè, sono contento, va, sono contento. 2000 che un Verratti. Che schifo di pescate, però va bene. Vediamocelo questo Marcolino Mafia Verratti. 26 anni, arriva a livello 46, arriverà a 92, se proprio vogliamo essere buoni. Dribbling 92, passaggio alto 90, abilità offensiva 84, recupero palla 84, 87 anche di potenza dirompente e controllo del corpo, 89 di controllo palla, resistenza 82, forma fisica 6, resistenza infortuni, mica guarda, uno starnuto e si rompe una gamba, cazzo. Uno starnuto, la costola... Ma porca di quella puttana, oh. Però non è male, non è male. Di Verratti sono contento. Signori, ci manca la creme della creme. La creme della creme. Tutte palle nere. Suarez già ce l'ho e non mi interessa, perché ce l'ho già pompato al massimo 96, non mi interessa. Piqué già ce l'ho pompato al massimo e non mi interessa. Abbiamo tre pescate per prendere lui. Lui, io voglio solo ed esclusivamente Messi. Perché ce l'ho palla nera, è un po' stronzo. Se mi esce Coutinho lo manderò via. Rakitic ce l'ho già, if pompato al massimo. Jordi Alba sinceramente non mi interessa, perché a terzini sinistri c'ho Wendel, c'ho Robertson, c'ho Felipe Luis, no? E poi voglio prendere Rubi Carlos, che mi interessa di più. Ter Stegen, spero che, di non pescarlo mai nella vita. Noi vogliamo solo Messi, perché l'hanno preso tutti e io c'ho ancora quel figlio di puttana palla nera normale. Dacci Messi. Piede sinistro intanto, piede sinistro, perché sennò sclero male. Piede destro, Umtiti. No, Piqué, porca puttana. La cosa brutta di questo PES è che io, anche se ce li ho i giocatori, non posso regalarli, perché io questi li regalerei a qualche iscritto, visto che comunque non mi servono. Non lo svincolo subito, sennò vi arrabbiate. Cioè, non è male, non è male, ma ce l'ho già. Sempre quello del Club Selection è sempre quello che no... È uguale, è statistica, era uguale. Era cazzo uguale.
e l'ho portato a livello massimo, ovviamente. Guarda che se adesso mi dà solo picche. Guarda che se adesso mi dà solo picche. Dammi piede sinistro. Piede destro. Questo è Coutinho, guarda, eh. Guarda, eh. No, Suarez, attenzione. Il pistolero, proprio lui. E tra l'altro ce li ho già tutti. Ce li ho già tutti e due pompati a livello massimo. Quindi perché non mi devi dare la possibilità di regalarli questi? Che li avrei dati a uno di voi. Esterno a giro, sì, esterno a giro, esterno a giro. Non è male, non è mai tanta roba Suarez. E comunque Messi non ce lo darà neanche adesso. Anzi, adesso mi dà il portiere, perché questo gioco lo conosco troppo bene ed è bastardo. Finalmente Messi, seconda punta 90 cazzo 7. Sono contento, sono contento. Tra l'altro Messi io ce l'ho palla nera, pompato quasi a livello massimo. Probabilmente vado a buttarglielo sopra, perché di Messi palla nera ovviamente non ce ne facciamo più una mazza. Abilità offensiva 97, controllo palla 99, dribbling 99, finalizzazione 99, controllo del corpo 99, 90 di passaggio raso terra, 88 alto, calci piazzati 91, effetto 90, quindi le punizioni dovrebbero girare bene. Sono contento, lo blocco anche prima di fare qualche minchiata, no? Lo blocco. Poi abbiamo i Legends Spanish Club di sto che ha. E che fai? Non vai a vederteli? Andiamo a vederli. Magari non farò solo un giro, due giri, forse. Ronaldinho l'ho preso ieri. Non so se l'avete visto, era tanta roba. Maradona mi piacerebbe per tirare le punizioni. Cruyff no, perché ne ho tante seconde punte col piede destro. Romario non lo userei. Beckham è quello che c'ho io. Voglio solo Roberto Carlos. Ed è il terzino sinistro 88. In teoria potrebbe anche darmelo. Se mi dà Luis Figo, bestemmio. Posso fare due giri. Facciamo due giri perché? Perché tanto so che al primo giro non mi dà un cazzo. Quindi almeno al secondo mi aspetto qualcosa. Adesso, se hai coraggio, dammi leggenda al primo giro. Non succede. Questa è argento. Spagna, Piqué, guarda. Ah, è oro, va bene, va bene. Chi è? André Silva, punta, quello che giocava nel Milan. Ah, bene, va bene, va bene. Che devi fare? Aspetta, messaggi, cose. Hai pagato 2,50 euro PlayStation? Sì, sì. Ovviamente questi li svincoleremo tutti malissimo. E le punte le devo dare a Michael Owen, perché Michael Owen è un po' un casino farlo salire. Ma tra l'altro io non ho 68 palle nere, quindi le percentuali sono come l'altro. Se volete prendere giocatori palla nera, eccetera eccetera, quando vi dà la palla nera poi azzerate il pool. Cioè, se in un pacchetto ve ne dà due, lo azzerate. No! La casetta di nuovo, no! Basta! Basta! Vedi, adesso io ho preso questo, no? A parte che la casetta non ce lo guardiamo perché l'abbiamo appena pescato. If, esatto, c'è anche Matic dentro. Questo vuol dire che il prossimo giro ci saranno molte meno probabilità che mi dia leggenda o che mi dia palla nera. Ci si può provare, ma meglio azzerare il pool, secondo me. Il brutto è che potreste beccarvi gli stessi giocatori palla nera più e più volte, e quindi non ve ne fate un cazzo. Converti in allenatore, sì. Sì. Guarda, 300 monete, guarda che me li avevano rese. E che fai, un te lo fai un altro giro? E dai, esè. Adesso, per dimostrarvi che ho detto una cazzata, perché tanto PES è così, no? Io dico una cosa, ma PES non è d'accordo. Adesso farò un altro giro, mi darà leggenda, e sarà Roberto Carlos, guarda. Non è vero, stavo scherzando. Vabbè, in culo al mondo. Se palla oro siamo a fortuna. Vitinho, va bene.
Quindi, visto, due palle nere, l'altra non ce la darà mai. E quindi io a zero la gente. Così la prossima volta che giro sono sicuro. Di solito entro quattro pescate, regà, vi da tre palle nere. Se avete culo, una in una c'è la leggenda. Se no, beccate due, tre palle nere, che comunque saranno sempre 85-86. Dopodiché azzerate il pool e provate a fare un'altra pescata. Detto questo, visto che mi hanno dato l'agent premium of the week, no? Cos'è? Premium agent once a week. E qualcuno mi ha detto, è un paio di settimane che non mi danno più l'agent, come posso fare? Probabilmente non hai preso la versione legendary, ma magari hai preso l'altra versione che aveva l'agent, sì, ma per un tempo inferiore rispetto a chi prendeva la legend. Vabbè dai, tanto questa sarà argento. Mo sbam, palla nera. Dammi un altro Messi. Dammi Messi. E invece argento. Roger Marti 79. Questa è tutta gente che farà una brutta, bruttissima fine. Ma una bruttissima fine. Ragazzi, mi sono già dilungato troppo, io vedo 26 minuti di video, quindi vi ricordo comunque che se dovessi trovare qualcosa, ieri volevo metterlo su Instagram Ronaldinho, ma erano comunque tipo le 2:30 di notte, detto che cazzo se la guardo, ma va bene. Se dovessi trovare qualcosa, no, giocando eccetera eccetera eccetera, se dovessi trovare qualcosa vi ricordo che comunque lo metto su Instagram, trovate il mio Instagram in descrizione. Detto questo, volevo ringraziarvi per essere arrivati a 1000 iscritti. È solo il primo step, è inutile, non ve lo devo dire io, lo sapete come funziona YouTube, non siamo certo i primi, non saremo neanche gli ultimi, ma ci tengo tanto a questa cosa perché vuol dire che quello che sto facendo sta piacendo alla gente e io sono contento di questo, quindi vi ringrazio per i 1000 iscritti. Detto questo, vi ricordo che in descrizione c'è il gruppo Facebook PES Italian Bar, se volete avere un gruppo dove chiedere informazioni, dove trovare amici con cui giocare, eccetera, 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 PES Italian Bar è quello che fa il caso vostro. Detto questo, vi ricordo inoltre che in descrizione ci sono anche i canali di Marco BeyondGamer84, c'è anche il canale di Grindelwald, c'è il canale di Imbare Christian, ImdalTube, e c'è anche il canale Twitch di IvanDam20, che probabilmente tornerà a streamare, non si sa quando, non si sa come, ma piano piano tornerà a streamare su Twitch, ovviamente. E noi andremo comunque a fargli compagnia. Detto questo, signori, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, avermi fatto compagnia e aver celebrato con me i 1000 iscritti. Spero che comunque i bambini abbiano finito di sfilare e che il tizio col microfono se lo sia infilato in quel posto. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani con un altro video a valutazione cortesia B. Spero che vi piaccia. Domani quittiamo le partite. Cosa? È allarme spoiler. Ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Bella signori, bella.